Ciao e bentornate sul mio canale. Oggi continueremo a giocare ad Eldaria, siamo sempre nel capitolo numero 9. Nello scorso episodio ci siamo allenate con Gaemon, abbiamo ottenuto l'arco come arma e mentre appunto ci allenavamo per prepararci alla missione che dovremo affrontare nell'episodio di oggi, vi ricordo, e sarà insieme a Valkyon, Gaemon inavvertitamente ci ha ferito ad una gamba, ci ha dato un calcio che tipo a momenti ci rompeva la gamba, però poverino non l'ha fatto apposta e quindi siamo finite in infermeria. E niente, per ora siamo qui perché Evelyn ci ha medicato, quindi direi di cominciare immediatamente il nuovo episodio e insomma vedere questa missione che io sono troppo curiosa, quindi cominciamo. Quando Evelyn finì di applicare la crema mi consigliò di riposarmi un po' in infermeria, il tempo che la medicina facesse effetto. Per fortuna mi assicurò che non avrei sentito alcun dolore durante la missione, o almeno quasi per niente. Ne approfittai per leggere il rapporto che Icar ci aveva passato, ma girata la prima pagina caddi in un sonno profondo. Casey, svegliati! Eh? Chi è che parla? È ora di andare. Ah? Valkyon, che ore sono? È ora di andare, sono venuto a cercarti in camera, ma non c'eri. Allora Gaemon mi ha detto cos'è successo, va meglio la gamba? Ah, sono scesa dal letto. Non sento più nessun dolore, un piccolo fastidio, tutto qua. Hai visto? Te l'avevo detto. Brava Evelyn, sei davvero bravissima. Grazie. Ok, andiamo. Ho seguito Valkyon al di fuori del quartier generale. Si assicurò che il dolore alla gamba andasse meglio. Trovai davvero adorabile da parte sua preoccuparsi così per me. Non ti preoccupare, non sento quasi più nulla. Meno male. Ah, per caso non avresti un bracciale? Non ce n'è bisogno. E poi, tu non hai il tuo? Ok. Parti in esplorazione nella foresta. Che facciamo adesso? Non ho avuto molto tempo per studiare il dossier. Pensavo di farlo in infermeria, ma mi sono addormentata. Non è grave. Faremo solo una perlustrazione della foresta, per vedere se riusciamo a trovare degli indizi interessanti, o se ci imbattiamo su questa cosa. E che facciamo in quel caso? Scappiamo, come ci ha detto di fare Leftan. Non rischiamo di perderla di vista? Se siamo discreti, penso che la creatura non ci vedrà, e avremo il tempo di isolare la zona per poi tornarci il più velocemente possibile. È una cosa stupida. A questo punto perché non attaccarlo direttamente? Sarebbe la cosa ideale, ma non tutti sanno battersi o ne hanno la forza. In che senso? Tu saresti in grado fisicamente e mentalmente di uccidere il tuo nemico? Non lo so, non ho mai ucciso nessuno prima d'ora. Spero per te che questo arrivi il più tardi possibile. Vedremo quando sarà il momento. Sì, non sei in grado di saperlo adesso. Purtroppo no. Ammetto che vorrei non uccidere mai, ma se la mia vita fosse in pericolo, non so cosa farei. Ti capisco. No vabbè, che bello essere in missione con lui. Oh, ciao Ezzy. Guarda, guarda il miglior partner di tutti i tempi. Mio caro Ezariel, è sempre un piacere vederti. Il piacere è tutto mio. Col cuoricino. Ti faccio un grande in bocca al lupo, amica mia. Ma da quando siamo diventati amici? Cioè, mi trattavi male. Ezariel, torna dal tuo partner invece di venire a dar fastidio al mio. Oh oh oh. Cos'è? Il primo attacco di gelosia di Valky? Siete troppo seri tutti e due.
Dai, io spero che sia un attacco di gelosia. Io voglio andare sempre verso il cerchio di funghi. Niente, non c'è, non ci sta mai niente, non ci andrò mai più verso il cerchio di funghi io. Ma non ci sta niente. Ah, stiamo incontrando tutti piano piano. Oh, scusa, ti ho spinta. No, non ti preoccupare. Ah, meglio così, ero un po' sovrappensiero. Posso immaginare, con tutto quello che hai vissuto ultimamente. In ogni modo, ti ho trovato davvero coraggioso davanti a tutta quella gente. Oh, grazie. Anche tu sei in missione? Ah no, non proprio. E allora che cosa ci fai qui? Avevo bisogno di un frutto particolare per una pozione. E non ne avevamo più. Ti hanno lasciato uscire da solo? No, sono con quei tipi là. Ok. Di qua. Wow, Nevra? Valkyon, Casey, che ci fate qui? Esploriamo questa parte della foresta. È vero, Chrome fa coppia con Nevra. Ma questa è la nostra zona. No, guarda meglio la cartina. Valkyon si è avvicinato ai ragazzi e gli ha indicato un'altra direzione. Ha appena detto una parolaccia. Cavolo, ci siamo completamente sbagliati. Scusa, Valkyon. Nessun problema. Avete notato qualcosa in particolare qui? A parte un tipo che passeggiava nella foresta, nulla, ma non sembrava cattivo. Ne sei sicuro? Sì, ma pensavamo comunque di parlarne amico. Ok, in bocca al lupo. Guarda, guarda, non sembra più arrabbiato con me. Forse perché sono con Valkyon? Andiamo di qui. Oddio, forse c'è un crack. Che cos'è stato? Cosa? Ho avuto l'impressione di sentire qualcosa, e tu? No. Crack. Ancora? Non hai sentito proprio nulla? Mi ha fatto cenno di no con la testa. Valkyon, pulisci le orecchie, c'è troppo cerume. Com'è che non senti niente? Insistiamo con Valkyon perché evidentemente è sordo. Ho veramente sentito qualcosa. Non potremo controllare? Non ci costa nulla verificare. Penso che perderemo solo il nostro tempo. E pensa se tralasciassimo un indizio cruciale. Sono sicuro che non ci sia nulla. Fidati della mia esperienza. E tu fidati del mio udito. Valkyon. Ho fatto gli occhi grandi da cerbiatto. E di solito i ragazzi ci cascano sempre. Ecco. Ok. Siamo andati a verificare, ma non c'erano altro che rami rotti. Sì, ma qualcuno li avrà rotti sti rami. Sarà stato uno di noi, ne sono sicuro. Peccato. Grazie comunque. Di niente. Mannaggia, secondo me invece c'era qualcosa. Poi, collina dei sassolini. Qua si torna indietro? Sì. Collina dei sassolini, ok. Ok, abbiamo perlustrato tutta la foresta e penso che non ci sia più nulla da controllare. Pensi? Non abbiamo trovato nulla di sospetto. Ok, e che facciamo allora? Rientriamo. Penso che non serva a nulla restare qui. Non potremmo esplorare altri luoghi? Evitiamo di sconfinare sulle zone degli altri. Ma allora non è una vera e propria battuta. Pensavo che stessimo cercando la creatura o la persona responsabile delle scomparse e che l'avremmo accerchiata tutti assieme. Ma non ci sono creature e non c'è nulla da accerchiare. È per questo che parlavate di perimetrare la zona? Esatto, vedo che rifletti molto su quello che fai. Grazie. È raro che tu mi faccia dei complimenti.
Ad ogni modo, bisogna meritarli. Ah, comunque non ho fatto solo delle cavolate. È vero. Provare ad affogarti è stato davvero un colpo di genio. Ehi, non è carino dire così. Non l'ho mica fatto apposta. Comincio a domandarmi se tu non sia peggio di Ezariel. Tutti hanno un mentore. Non riesco ad immaginarmi Valchion insegnare ad Ezariel a scherzare. È davvero una cosa impensabile. Ho parecchio humor. Non ne dubito, anche Ezariel ha un bel livello comunque. L'allievo ogni tanto supera il maestro. Ok, e se tornassimo al quartier generale? Ok. Abbiamo attraversato le porte senza difficoltà. E io che mi immaginavo che succedeva chissà che. Invece, zero, niente, nessun colpo di scena, non è successo nulla. Immaginavo io qualche scena d'azione. Io che difendevo Valchion, che gli salvavo la vita. Niente. Arrivati nel cuore del quartier generale, Valchion mi propose di redigere un mini rapporto raggruppando le informazioni raccolte. Praticamente nessuna. Tornammo allora alla mensa per rilassarci almeno 10 minuti. Decise quindi di riaccompagnarmi in camera. Come gentile. È stato divertente. Non penso che andare a perlustrare la foresta si possa davvero definire divertente. No, ma ho passato un po' di tempo con te. Perché non parla più nessuno? Siamo rimasti entrambi in un silenzio imbarazzante, non so proprio cosa dire. Bene, penso che sia meglio che vada. Ok. C'è qualcosa che non va? Non è niente. Se lo dici tu. Ok, l'ultima battuta è stata molto imbarazzante. Valchione se ne andò e restai qualche istante in camera mia, prima di tornare ad allenarmi con la mia arma. Per delle ore mi allenai come una matta, avevo l'impressione di migliorare a vista d'occhio. Ebbi una sensazione di soddisfazione quando Gaemon mi sorprese battendo le mani per applaudirmi. Brava Casey, tu avere migliorato, tu diventare rapidamente molto forte! Ah, lo pensi davvero? Sì! Tu allenare molto, tu padroneggiare meglio, allora tu diventare forte! Meglio così, non mi va di essere un peso. Oh, tu non deprimere, tu importante! Ma poi vi immaginate se Gaemon si innamora di me? Oh my god! Grazie Gaemon! Gamba essere guarita? Sì, sto molto meglio. Forse dovrei smettere adesso. Sono sudatissima. Dove sono le docce? Lasciai Gaemon per andare a fare una doccia. Andando verso la camera, vidi un cartello sul muro del corridoio. Su questo c'era scritto il nome del mio nuovo partner di perlustrazione. No, come un nuovo partner? Che cos'è questa storia brutta? Ah no, non con lui. Ed è Ezariel, vero? Un po' disperata per la scelta del mio nuovo partner, decisi di andare a dormire senza pensarci troppo. Perché hanno levato Valchion? Ma non è giusto. Il giorno dopo, dopo aver dormito fino a tardi e dopo aver partecipato ad una riunione con gli altri membri della guardia, cercai il mio partner senza trovarlo. Per forza deve essere Ezariel. Valky! All'aria sofferente. Tutto bene, Valchion? Ho mal di testa. Davvero? Vuoi andare in infermeria? No, mi capita spesso. Non preoccuparti, passerà. Ok, prenditi cura di te. Grazie di preoccuparti per me. Mi piaci, certo che mi preoccupo per te. Stupido tu che ancora non l'hai capito.
Allora, cerchiamo il partner. Non potevo stare con te. A me piacevi tu. Oh, mi sarebbe piaciuto averti in questa missione. Ciao Casey, stai andando a compiere la tua missione? Esatto. Non porti con te il tuo famiglio? No, preferisco che Tsuki resti al caldo a casa, è meglio. E ti obbedisce? Sì, Tsuki è piuttosto calma ed adorabile, non posso lamentarmi. Un po' come te. What? Nel senso che sono adorabile? Perché dici così? I familiari assomigliano spesso ai loro padroni. Quindi sono calma ed adorabile. Oh, ok. Allora andiamo direttamente qui perché secondo me sono con lui, ma lui non ci sta. Dov'è? È scappato perché non vuole fare la missione con me. Sicuro. Continuiamo a girare, prima o poi lo troverò. Ma a questo punto, eccolo, preferivo Nevra io. Vabbè. Non è un po' troppo presto? Ah, Zariel, ti cercavo, mio caro partner. Scherzi a parte, ti vuoi dare una mossa? Altrimenti arriveremo in ritardo. Senza aspettare, partimmo in direzione della foresta. Gli altri membri della guardia dovevano già essere partiti da un pezzo, perché non incontrammo nessuno. Io sono andato di qua ieri, e tu? Di là. Avete trovato qualcosa? No, non proprio. In effetti nulla. Ok, ho parlato con Miko e possiamo scegliere tra due zone, questa o quella che hai già setacciato ieri. Credo di aver visto qualcosa e vorrei verificare. Ok, se sono i piani della guardia non ci vedo nulla di male. I piani della guardia? Ti ascolti quando parli ogni tanto? In che senso? Mi fai sbellicare dalle risate. I piani della guardia. Mi fai morire. Seriamente? Conosci il termine ironia? Vabbè. Sarà molto interessante questa missione. Prendo di qua. Non ci vedo più dove ci sono il cerchio di funghi. Basta. Voglio vedere se succede qualcosa mentre sono con lui. E allora, che cosa avevi trovato qui? Non c'è niente. Non ho trovato nulla, ho visto qualcosa qui. Ezreal spostò i cespugli della foresta. Mi chiedevo cosa stesse cercando e osservando. Come sempre, era molto meticoloso. Lo guardai fare, non sapendo cosa stesse cercando, quando all'improvviso. Madò, che cos'è? Lo sapevo io, con Valchione no, è con lui sì. Attenzione! L'uomo è venuto. Uomo? Ma quale uomo? Questo è un orso. È venuto verso di me. A meno che non è un uomo peloso. Chi sei? Ezreal sembra pronto a difendersi. Non sono nessuno. Rispondi! Che ci fate nella foresta? Non dovreste venire qui. Neanche tu. Questa foresta è perlustrata da cima a fondo, quindi dimmi chi sei. Allora voi siete con quelli che fanno le ricerche? Esatto. Anch'io cerco. Sembra che non voglia proprio dirci come si chiama. Ho guardato Ezreal. Penso che la pensava come me. Allora, cerca da un'altra parte. Sei lontano dal tuo territorio. Alla fine l'uomo, la cosa, se n'è andata lasciandomi una cattiva impressione. Ma che cosa strana. Qualcosa mi ha turbato. Dovrei forse parlarne a Ezreal? Parliamogli, va. Ezreal? Sì? C'è qualcosa di strano con questo tipo. Pensi? Sì, non so bene spiegarti cosa, ma qualcosa mi turba.
Forse perché è la prima creatura non antropomorfa che incontri. Gaemon non ha nulla di umano. Un po' più di questo tipo. Non mi sembra proprio. Penso che quest'uomo non sia una minaccia. Io non ne sono così convinta. Ne parlerò a Miko, ma sinceramente non penso che sia qualcuno di pericoloso. Boschetto. Collina dei sassolini e quasi torrenti. Andiamo nel boschetto. Nel boschetto non ci sta niente, quindi torniamo indietro. Ce l'hai con me? No. Il rumore sembrava provenire da dietro l'albero. Ezariel mi ha guardato. L'ho guardato anch'io. Insomma, ci siamo scambiati uno sguardo. Chrome, sei tu? Shh, silenzio! Che ci fai qui? Scappo! Da chi? Chrome, dove sei? Ho paura! Sì, i cari amico mi hanno... Sembra la voce di Alicia. Dovresti tornare. Mi ha fatto un gran sorriso che nasconde piuttosto una risata. Che cosa ho fatto per meritare questo? Niente, soltanto ho perso una barca. Ezariel. Avrei preferito essere con te, Casey. Davvero? L'ha detto arrossendo, tra l'altro. Beh, volevo dirti che... Cavolo, è qui. Devo tornare indietro. Che cosa voleva dirmi? Povero Chrome, Alicia. Sono davvero cattive con lui. Non ho mai avuto modo di fare una missione con lei. Fortunata. Perché ce l'avete così tanto con lei? È così. Hai mai cercato di conoscerla meglio? Non abbiamo nulla in comune. È inutile cercare di conoscerla meglio. Quindi per te, se una persona non ti sembra interessante, non fai nulla per conoscerla meglio? So già che è il tipo di persona con cui non mi intenderei per niente. È un peccato, perché sono sicura che sia qualcuno di molto gentile. Non lo so, non mi interessa. C'è una ragione particolare? Non proprio, direi che è una cosa fisica. Fisica? In che senso? Ebbene, quando hai una persona davanti a te e non ti è simpatica, non sai nemmeno tu perché. Puoi provare a parlarci, ma ti è impossibile. A pelle, quindi. Ah, non intendevo fisico in senso letterale. Mi rassicuri, pensavo che non ti piacesse per colpa del suo fisico. Ah no, altrimenti ti detesterei senza ombra di dubbio. E c'è un altro cuoricino, vabbè. Alla fine, a me sta simpatica Alicia. Ok, cercherò di essere più simpatico con lei, ma come persona e non come capo della guardia. Lei ha già fatto parecchi errori, perché possa lasciarle il minimo beneficio del dubbio. Grazie, è gentile da parte tua. Ha continuato a camminare borbottando che non era condiscendente e che avrebbe fatto degli sforzi. Non ho capito tutto quello che diceva, ma sono contenta che proverà a fare degli sforzi. La povera Alicia non penso che meriti questo. Ma dove devo andare adesso? Collina dei sassolini. Oddio, ma ci sono troppe zone, non so dove andare. Aspetta, boschetto, passaggio, tane della brughiera. Boh, io mi sto perdendo, passaggio degli antichi. Oddio, come torno indietro, aiuto. Sentiero roccioso. Ma posso tornare indietro, sì? Oh, Nevra. Allora, com'è andata la missione? Non abbiamo trovato nulla per il momento. E tu? Niente. Dai, devo andare dal mio binomio. In bocca al lupo per oggi. Crepi, anche a te. Io tipo sto tornando indietro perché me ne voglio andare a casa.
Però non so se dovevo invece continuare ad andare avanti. Boh. Ok, abbiamo fatto il giro della nostra zona. Non c'è nulla, ancora un posto da annotare. Ha preso un quaderno e ha scritto qualche nota. Sei veramente meticoloso. Trovi? Un po' sì, Valchione non ha notato niente ieri. Ha una memoria eccellente. E tu no? Preferisco avere tutto nero su bianco. Non ci resta che tornare al quartier generale. Ok. Siamo rientrati al quartier generale e ci hanno aperto le porte al nostro arrivo. E adesso andiamo dentro al QG. Ho annotato tutto. Vado a passare le mie informazioni ad Icar. Che cosa stavi cercando? Niente di speciale, ma avevo sentito un rumore. Sarà stato sicuramente il tipo che abbiamo incontrato. Ah, ok. A dopo. Ah, domani tu sarai in binomio con Nevra e vai. Mi ha detto di dirti di incontrarvi davanti la grande porta. Ok, come lo sai? Abbiamo sbirciato la lista dei binomi ieri. Ma non si fa. Lo so, forse è meglio che torni in camera. Ok, allora mi fermo qui per il momento. Quindi in questo episodio siamo andate sia in missione con Valchion e anche con Ezariel, ma io adesso non vedo l'ora di andare in missione con Nevra, quindi sono troppo impaziente di vedere il prossimo episodio perché sento che con Nevra potrebbe succedere qualcosa. C'ho questo presentimento perché finora, a parte quell'essere strano dalle sembianze di orso, insomma, non abbiamo incontrato nessuno, quindi boh, è troppo tranquilla la cosa. Ok, allora fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!